E allora partiamo proprio, insomma, da una questione che riguarda da vicino Mimmo Pesce. L'avevate già accennata nella diretta di prima con Davide Russo De Cerame, ma oggi il Mattino scriveva che De Laurenti si è rifiutato 130 milioni dall'Arabia Saudita per Osimhen. Insomma, ovviamente poi convincere Osimhen ad andare in Arabia Saudita sarebbe stato, insomma, non sicuramente semplice. Però, insomma, vuol dire che, caro Mimmo, state bene, non avete bisogno di questa valanga di milioni, e in tanti però si chiedono con quei soldi lì magari riuscivi a fare buona parte di squadra. È stato chiaro, l'offerta doveva essere un'offerta monstre. Monstre. No, parlando di Osimhen, cioè deve essere su Osimhen, e non meno. No, lui ha sparato 200 milioni, ma è evidente che era una speretta. Ma io credo che lui sotto i 150 milioni ma non risponde neanche al telefono, come Lukaku, cioè non si fa trovare, cioè sotto i 150 non se ne parla. È chiaro che se dovesse arrivare veramente, concretamente, certissimamente, fortissimamente un'offerta a 150-160 milioni, io sfido chiunque a dire di no. Quindi sarà costretto a dire di sì, e certo poi è un bel gruzzoletto da spendere, e magari vai da Papé, dico io, il primo nome che mi è venuto in mente, da magari Papé, lo convinci, dico Papé il primo nome, che vai a Papé, ho detto il primo nome che è venuto in mente, non è che prende Papé, la prima località. Bettino, stiamo parlando di cifre astronomiche, soprattutto per il nostro campionato. Sappiamo poi che la proporzione valutazione di un giocatore stipendio più o meno è sempre abbastanza diretta, no? Cioè 100 certo. milioni vuol dire circa 10 milioni di stipendio. A questo punto, dato che le notizie che arrivano da Napoli parlano di un rinnovo a 7 milioni all'anno, tutto compreso, compresi i bonus, pare che lui l'abbia accettato. Se la valutazione è questa, fa il colpaccio De Laurentiis, perché un giocatore che valuti il doppio rispetto a quello che dovrebbe essere il suo ingaggio, se parliamo di quelle proporzioni lì, senza ombra di dubbio, perché il problema dei giocatori quando ricevono dell'offerta importante è proprio quello dopo del dover adeguare il contratto. Il procuratore ti dice: se è arrivata l'offerta a 100 milioni, quantomeno mi devi dare 10 milioni. Infatti Osimhen è arrivato a Di Maro il primo giorno di ritiro col suo procuratore, subito sono andati a parlare di quello, no? Di ingaggio. Però è anche vero che l'offerta araba forza la mano relativamente, perché se fosse arrivata una squadra europea con un'offerta da 100 milioni, molto probabilmente la spinta a livello di contrattazione sarebbe stata maggiore. Per adesso offerte importanti che praticamente possano far vacillare il giocatore dall'Europa non ne sono arrivate. No, è tutto bloccato per la questione Mbappé, dovesse sbloccarsi quello poi andrebbe tutto. Ma tu senti, chi è l'ultimo andato? Pavoletti? Gabbiadini. Gabbiadini, dici in Arabia, Gabbiadini. Chiaro, tu 3 milioni all'anno. Tu mettiti nei panni di Osimhen, che legge e dice: cazzarola, Gabbiadini anche lui va in Arabia. Sì, ma in Arabia è troppo presto per Osimhen. Sì, ma quando tu la Ligali, è sempre la Ligali, c'è di mezzo sempre la Ligali. Sempre loro, loro. E tu fai conto, dice, se prima erano i 5 che andavano alla Liga, adesso sono i 6 che vanno alla Liga, cioè, ma mano aumenta, cioè la decisione di Osimhen è venuta vedendo quello che ha fatto Gabbiadini, sì. E man mano aumentano, quindi uno poi le domande se le fa e poi ci arriva Lukaku, sono in 8, capito? Ancora insisto con questo Lukaku. Osimhen non vuole andare lui in Arabia, no? È quello il problema, non sono i 130 milioni che questi qui offrono, è lui che non vuole andare. Sai che lei hai capito? La butta lì, ma l'ha mica torta. Questo qui vuole andare al Paris Saint-Germain. Ma tu hai paura, comunque, dovesse sbloccarsi la questione Mbappé, tu hai paura di perderlo già quest'estate, o dici che è un discorso che si farà l'anno prossimo? Il rischio c'è. Perché poi perderlo a inizio agosto, a metà agosto, diventa complicato per poi riprogrammare tutto, no? Sì, quello sì. Cioè, il rischio c'è, il rischio che qualche pazzo che arriva e gli dà veramente i 150 milioni a quel punto. Anche perché se il Napoli ne dà 7 all'anno, il Paris Saint-Germain minimo parte dal doppio, stiamo bassi. 10-12 li dà. Quindi no, il rischio c'è, è inutile nascondersi dietro un dito. Chiaro, però, ragazzi, io mi metto nei panni del presidente, cioè come fai a rifiutare 150 milioni? Lo chiedo a Rui, lo chiedo a Cardani, sono cifre queste, d'accordo che il mercato arabo poi sballa tutto, ma sono cifre da primi 4-5 giocatori del mondo per valore, già quel livello lì Osimhen, cioè già giustifica
discorsi di questo tipo, cifre di questo tipo, il sostituto di Mbappé, cioè ha già questo livello? Io allora, intanto penso che col massimo rispetto del mattino mi sembra che la chiave di lettura sia un po' drogata, mi sembra una chiave di lettura molto pro De Laurentiis, nel senso che potrebbe anche arrivare da lì, dice. No, ecco. Nel senso che se Osimhen avesse aperto la porta o concepisse di andare a prendere una montagna di soldi in Arabia, il modo di trovare, il modo di convincere De Laurentiis ad accettare il trasferimento di Mbappé, di Osimhen in Arabia, lo trovano, non è quello il problema. Invece secondo me qua c'è una chiara volontà del giocatore legittima di provare a diventare uno dei numeri uno al mondo della sua generazione, legittima perché secondo me ha tutte le carte in regola per farlo, e quindi giustamente nella sua testa Osimhen dice: ma se io posso andare a fare il centravanti titolare del Paris Saint-Germain, dico Paris Saint-Germain piuttosto che dire del Real Madrid o che ne so, perché devo andare ancora giovane nel pieno della mia carriera in Arabia, magari ho sempre tempo di andarci dopo. Ed è ovvio che la stessa cifra, cioè 130 milioni che De Laurentiis ha rifiutato avrebbe rifiutato dall'Al-Ahly, se arrivasse da Paris Saint-Germain lo avrebbe dovuto accompagnare a Parigi, perché ovviamente Paris Saint-Germain avrebbe trovato un accordo anche col giocatore. Per quanto riguarda il valore, con me sfondi non una porta ma un portone. Io continuo a pensare che l'anno in cui l'Inter ha vinto il campionato, l'Inter, se Osimhen non si fosse fatto male proprio nella gara di San Siro, non dico che l'Inter non avrebbe vinto il campionato, ma il Napoli sarebbe andato avanti a lottare fino alla fine, perché già in quel momento per me, che era il suo primo anno in Italia, era insieme a Lukaku il giocatore più determinante del campionato italiano, più anche di Cristiano Ronaldo. Poi anche a livello psicologico per i compagni, quando si fa male il più forte della squadra, certo, ti ricorderai Batistuta nella corsa Milan-Fiorentina del 99. Però lui è si uno fa male che Batistuta, la Fiorentina improvvisamente già due anni fa aveva crolla delle caratteristiche. Il mondo va a farsi il carnevale, ciao Fiorentina. Già due anni fa aveva caratteristiche uniche di allungare la squadra, di tenere sulla palla, e ancora addirittura migliorato, quindi per me davvero, se i primi due al mondo in questo momento giustamente sono Haaland e Mbappé, subito dietro c'è Osimhen. Non a caso il Paris Saint-Germain dice: se parte Mbappé prendiamo lui. Per questo motivo secondo me il Napoli non è che può fare tanto di fronte a offerte di un certo tipo, e qua il rifiuto all'Al-Ahly è del giocatore, non è del Napoli. Ma a quel punto, se la cifra europea dovesse essere, Cardelli, non dico 130 ma anche un 100 milioni, al Napoli addirittura converrebbe privarsi di Osimhen per poi riuscire a mettere qualche a 100 sicuramente a 100 no. Il presidente non però a 100 il pressing poi di Osimhen e del suo procuratore mi sarebbe di vendere. Il Napoli l'ha pagato 70 milioni. Quindi, anche se è già ammortato due anni. Ammortato. Tu hai preso un giocatore che era un'incognita ed hai speso 70 milioni. Non credo che dopo che tu hai affermato il giocatore e vinto la scommessa lo cedi per solo 30 milioni in più. Quindi ci può stare che il Napoli ma ci sta anche per essenzialmente dei soldi, allora tu ti in conto che se tu compri un giocatore a 10 milioni può essere che a 100 vacilli, ma se l'hai già pagato 70. Ma non è quello, perché ammortizzato già è meno. Ho capito, però il Paris Saint-Germain non è solo una questione contabile, è anche una questione di quanto intanto vende Mbappé, quindi vende Mbappé che è semi scadenza di contratto, quindi no, ma sto parlando del Napoli. Ti sto dicendo io oggi questo. Il bilancio è tra 45 e 50. Ti sto dicendo un questo conto che il discorso a livello di plusvalenza. Sì. Un conto che io ho investito 70 milioni per portarne a casa 100. Ma dico, cioè, ma non è un problema del Paris Saint-Germain quello, Bettino, gli danno i soldi, perché il Paris Saint-Germain risparmia intanto un sacco di ingaggio, anche se riempi di soldi Osimhen comunque risparmia un sacco rispetto a quanto danno Mbappé, cioè se gli danno solo in una stagione si paga con risparmio dell'ingaggio, a momenti paga a cartellone, appunto, è primo, quindi uno, due, è giovane, quindi ha anche un buonissimo margine di rivendita, e prendono, se anche prendono 100 dal Real per un giocatore in semiscadenza di contratto sono 100 trovati per strada, perciò al Napoli il Paris Saint-Germain gli può dare 150. Saluto intanto anche Franco Ordine che è in collegamento. Ciao Franco, buonasera. Ruglio, quello che dico io. Salutiamo prima il dottor Ordine. Buonasera, dottor Ordine. È già arrivato al mare, vedo. La vedo già molto agitato. Subito. Pronti via. Mi fanno agitare qui, dottor Ordine. È già al mare, Ordine. Dottor Ordine? È già al mare? Non so. No, sono in quel Milano. Sì, residenza milanese.
No, chiedo un commento veloce anche sulla questione Osimhen. Insomma, si parlava di questa mega offerta araba a cui avrebbe detto di no De Laurentiis. Al di là di tutto, dovesse invece farsi avanti una big europea, vuoi il Paris Saint Germain quando si sbloccherà la questione Mbappé, insomma, vuoi qualche altra big, cioè le prospettive sono che De Laurentiis, come dice Mimmo, sotto una certa cifra non tratta neanche, o a quel punto diventerebbe forse conveniente anche per lo stesso Napoli iniziare a pensarci? No, io penso che De Laurentiis, godendo di un bilancio molto sano, è nelle condizioni di poter dettare lui le condizioni dell'affare, e cioè detta lui la cifra per la quale è pronto al sacrificio. Secondo me in questo momento però non mi pare che il mercato stia offrendo grandi chance, perché vedo che è vero che l'effetto domino si scatenerà nel momento in cui si muove Mbappé da Parigi, sì. Però vedo quella trattativa un po' ancora con il tappo, e quindi ho l'impressione che poi sarà anche ancora più complicato andare in giro a cercare e trovare l'eventuale sostituto. Quindi secondo me da questo punto di vista io penso che alla fine, mi butto in un pronostico che poi magari sì, sarà smentito, secondo me Osimhen quest'anno rimane a Napoli. Perché secondo te Mbappé rimane a Parigi? Perché secondo me se allora, io non ho la pretesa di conoscere, diciamo, le segrete cose del calcio mercato europeo, leggo però di alcuni segnali. Allora, se è vero che c'è stata la telefonata di Carlo Ancelotti a Vlahovic, allora capisco che quella di Vlahovic viene considerata, diciamo, tra virgolette, la pezza per ricucire all'ultimo momento la maglietta numero 9 del Real Madrid nel caso in cui Mbappé non si muovesse per quest'ultimo anno da Parigi. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che a Madrid non sono così sicuri di avere il giocatore per la prossima stagione. Altro scenario: le trattative del Bayern Monaco con Tottenham per il centravanti Kane un po' sono bloccate, sono fermate, quindi ho l'impressione che è come se si stia aspettando una spinta per poter cominciare questo effetto domino, sì, con il rischio che poi debba essere tutto rimandato all'anno prossimo. Intanto proprio 3 minuti fa, lo leggiamo da Calcio Napoli 24, ma la notizia di Sky, l'agente di Osimhen è arrivato a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro, della seconda parte, Mimmo, del vostro ritiro. Non so se farai una cappatina anche lì o è troppo... Certo. Vai anche certo, a Castel di Sangro. Tienici informati che ti accompagneremo, ragazzi, ovviamente, virtualmente. Sì. Sono stato a Di Maro... Presto l'incontro per il rinnovo. Non vado comunque in Friuli, cioè da Trento in Friuli cambia niente. Non è che lì ci vuole un attimo, sì. Anzi, conosci già bene le zone. Il rischio di tenere quest'anno Osimhen al Napoli, cioè secondo me, quest'anno... Il valore dei centravanti folle 200-150, cioè dice, no, e soprattutto quest'anno c'è una richiesta pazza di attaccanti, tutti prossimo, hanno bisogno di un grosso attaccante, Real Madrid, i centravanti varranno ancora 150 oppure siccome aggiungo che il rischio è quello lì, lei ha tralasciato un fatto che Osimhen va via un mese per la Coppa d'Africa. E poi hanno fatto qua in redazione una sorta di analisi. Lui sta fuori un mesetto per infortunio durante l'anno, se lo fa sempre. Quindi c'è già due su nove già sono andati. Quindi è chiaro che a maggior ragione dovessero arrivare offerte incredibilmente, insomma, belle e sostanziose. Sì, il problema ovviamente, come si diceva, è che siamo già al 30 luglio, quindi avresti davvero pochissimo tempo per riuscire. Sì, però se l'allenatore è intelligente, come ai tempi lo fu l'allenatore toscano, noi abbiamo fatto un'annata senza un attaccante. Sì, quello è vero, anche perché il primo anno Osimhen è stato quasi più fuori che dentro. Falso Nueve vi dice qualcosa. È anche vero che Napoli è l'unica società che potenzialmente ha due giocatori in panchina che potrebbero giocare titolari. Sì.
certamente. Li buttiamo via. Raspadore e Simeone sono. Come peggiore delle ipotesi. Tu prova. Allora, hai fatto indignare Mimmo. Proviamo a pensare la cosa apocalittica. Napoli con Osimhen è candidato per vincere lo scudetto. Senza no. Ho capito. Sì, ma qual è quella società in Italia? Qual è la tua alternativa? No, allora quello che dice Bettino è giusto, però è impensabile che se dovessi vendere Osimhen anche stando bassi a 100 milioni non vai a comprare un attaccante che lo sostituisce, ma promuovi titolare una delle due riserve. Dobbiamo calcolare the worst case, no? Tu arrivano l'ultimo giorno di mercato, all'ultima ora, cioè, e ti salta tutto, l'offerta, dici, sì, l'offerta incredibile. 150. Mentre alcune squadre, cioè arrivassero all'Inter, ti portano via Lautaro Martinez, è un al Milan ti portano via Leao. Certo, come cioè, prospettiva di alternativa, ok. Casa una però se il tempo ce l'hai lo sostituisci, se quello sicuro. Okay. Sì. Ma the worst case, arrivano l'ultimo secondo, tu comunque due giocatori da alternare ce li hai. Discorso chiarissimo, cioè, mi devo fermare perché sono già andato in là, però tra pochissimo ci colleghiamo con Nicolo Schiera, a cui chiediamo ulteriori dettagli, bravo, e vediamo se ti rassicurerà oppure no. Arriviamo, due minuti. Da Nicolo Schiera per avere ulteriori dettagli sulla vicenda Osimhen, ma non solo. Ciao Nicolo, buonasera. Ciao a te, ciao a tutti. Non so se ti senti di tranquillizzare Mimmo, insomma, che discorsi si possono fare legati a Osimhen. Sono gli arabi, Mimmo può stare abbastanza tranquillo perché Osimhen ha già detto no, una proposta da 50 milioni a stagione da parte dell'Al Hilal per 3 anni, perché lui vuole restare in Europa. Il pericolo vero per Mimmo, come sa bene Mimmo, ne abbiamo parlato insieme lunedì, può essere il Paris Saint-Germain eventualmente, perché nell'idea di Luis Campos, Osimhen e Dembélé sono le sue prime scelte qualora dovesse partire Kylian Mbappé. Però a Parigi ci sono tante anime, c'è ad esempio Antero che spinge più per altri attaccanti, che spinge per Gonzalo Ramos, che spinge per altri nomi, quindi c'è un casting in corso, le richieste del presidente De Laurentiis sono chiare, sotto i 150 milioni non si chiede neanche a trattare, ne chiede 200 per prenderne 150, più dei bonus, una percentuale sulla futura rivendita. Nelle prossime ore è previsto un nuovo blitz e un nuovo summit con Roberto Calenda, il Napoli vuole cercare di blindare 6,5-7 di base fissa più 2 di bonus per altri 4 anni per rinnovare Victor Osimhen, ovviamente c'è il tema della clausola rescissoria da concordare sulle cifre, ma il Napoli sta facendo di tutto per blindare Victor Osimhen, è arrivato oggi a Castel di Sangue anche Aurelio De Laurentiis, si è trattenuto a lungo con Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo, e quindi c'è la volontà, c'è la voglia da parte del Napoli di blindare i propri gioielli, attesi a breve rinnovi di Lorenzo, di Mario Rui, ci siamo anche per Zielinski, con calma, ma una bozza di intesa c'è già per Varaschkeglia. È chiaro, se arrivasse anche la ciliegina, anzi ciliegiona, del rinnovo di Osimhen, varrebbe. Senti Nicolò, le cifre di cui si parla sono circa 7 milioni bonus compresi. No, 6,5-7 più bonus. Ah, più bonus, ok, che quindi andrebbero ovviamente a far salire un po' a questo punto lo stipendio, perché il discorso che facevamo è una valutazione che non scende sotto i 150 milioni di euro porterebbe poi, la logica di mercato vuole, a stipendi ben più alti e ben diversi. C'è però anche tutta la questione dei diritti d'immagine che uno stipendio in doppia cifra per il calcio italiano, 6,5-7 con i bonus per arrivare magari a 8,5-9 sarebbe comunque uno sforzo clamoroso per il calcio italiano. Chiaramente per l'estero è un bicchiere d'acqua, nel senso che all'estero ci sono giocatori che guadagnano 20-30 milioni senza problemi, soprattutto in Premier League, o a Parigi guadagnano 10-12-15-18 senza difficoltà, quindi è normale che parametrato ai super top club non è uno stipendio elevatissimo. Per il nostro calcio sarebbe uno sforzo significativo, poi l'inserimento di una clausola rescissoria lascerebbe aperto comunque a una partenza l'anno prossimo o fra 2 anni, non sarebbe un rinnovo a vita, sarebbe un rinnovo comunque intanto per proseguire insieme come ha fatto il Milan con Leao. Poi quando metti una clausola comunque lasci una porta aperta ad una cessione in futuro. Ah certo, perché altrimenti non la metteresti. Ma a quel punto lì dovesse succedere qualcosa, si chiedeva anche Mimmo, ci chiedevamo qui in studio, la prima settimana di agosto, la seconda, il Napoli in fretta e insomma così, con così poco tempo, che piani avrebbe, su cosa ripiegherebbe? Perché la carenza di grandi attaccanti in Europa insomma è un tema di cui parliamo da giugno.
tipo Jonathan David, il Napoli l'ha seguito in questi mesi, Colomwani, insomma sono dei nomi sul taccuino, poi bisogna capire anche quanto vai a incassare. Certamente l'idea del Napoli sarebbe quella quest'anno almeno di riuscire a tenere Osimhen, perché significherebbe, tenendo Osimhen, essere una grande candidata a vincere lo scudetto di nuovo. È vero, hai perso Kim, però il Napoli comunque è fiducioso, sta valutando alcuni profili, il difensore pensa di trovarlo. Dopodiché poi il resto è una squadra che ha vinto il campionato, è vero, non c'è più Spalletti, arriva Garcia, ma nell'ottica del Napoli, se non vai a toccare troppo il giocattolino, alla fine se riesci a tenere Osimhen, di fatto resti comunque la squadra da battere, visto che il Milan ha cambiato tanto e quindi bisognerà capire che i nuovi si inseriranno subito. L'Inter sì, comunque ha cambiato tanto e ha perso comunque dei punti di riferimento importanti, la Juve è ancora un cantiere aperto, le romane c'è un clima abbastanza elettrico tra gli allenatori e le società, quindi oggi il Napoli pensa, se tengo Osimhen ho tutto per provare a rivincere lo scudetto. Discorso chiaro. Ti chiedo un paio di cose in tema Inter. Da una parte le novità che riguardano Lukaku, oggi si è diffuso quel video di cui ancora insomma non si è capito se la datazione sia recente, sia meno recente, un video in cui Lukaku dice dire forza Juve mai e poi fa capire che difficilmente la trattativa arriverà a una conclusione. C'è chi dice che Lukaku in queste ore è a Bruxelles, quindi il video è reale di questi giorni, quindi lui si trova in Belgio. C'è chi dice che lui invece è a Londra, quindi il video è un po' datato e vecchio. Insomma, al di là della datazione reale di questo video, non ho capito, scusa. No, dicevo sì, ci sono versioni discordanti, sì, però al di là di quello sappiamo che insomma Lukaku tutto si può dire tranne che la sua parola sia inscalfibile. Eh sì, e questo Bettino ha imparato a capirlo sulla sua pelle, purtroppo. Una settimana firma, quindi non è proprio la persona come virgolettato da prendere come frase da scolpire nella pietra e automatica certezza. Ma le ultime su Lukaku Juve quali sono? Ma sono che Lutovi va a Londra nelle prossime ore, va a Londra come scrive Tutto Sport, tra cui anche parlare col Chelsea per Lukaku, ma va anche per parlare con West Ham della possibile cessione di Zaccaria, va per incontrare il Leicester per parlare di Castagne, va a incontrare anche alcuni intermediari per vedere se c'è la possibilità di piazzare McKennie e altre esuberi, insomma va a fare, se vogliamo, un giro di mercato a Londra, che oggi se vogliamo è la capitale del mercato, perché le società più ricche, salvo il PSG e quelle arabe, sono nel campionato inglese. Andare a Londra significa provare a tessere delle trame, soprattutto in uscita, perché la Juve deve disfarsi di parecchie esubere e fare cassa, e poi capire ovviamente anche qual è il timing del Chelsea, cioè il Chelsea cosa vuol fare? Aspetta o vuole chiudere subito? Perché se vuole chiudere subito la Juve la squadra per Vlahovic non ce l'ha, e quindi diventa complicato fare linee out con l'attaccante serbo. Se invece il Chelsea magari aspetta anche altri 10 giorni, chiaramente gli scenari possono cambiare, al netto del fatto che anche Lukaku stesso non è che abbia tutte queste alternative, cioè o accetta di andare in Arabia o comunque deve aspettare, perché oggi come oggi ci sono vari sondaggi, ma l'interesse più concreto è quello della Juve, ma è un interesse che si lega all'uscita di Vlahovic. Tutti insieme appassionatamente non è fattibile, e quindi diciamo che praticamente come in tanti altri casi è tutto legato al futuro di Mbappé, poi è quell'effetto domino che si potrebbe anche generare, ma non solo dici tu, nel senso che la Juve più che l'effetto Mbappé, la Juve aspetta qualcuno che arrivi con un'offerta per Vlahovic che oggi non c'è. Certo, nel senso certo, che Vlahovic purtroppo per lui non è la prima scelta di nessuno, ma può rientrare nel giro di punte nel momento in cui qualcuno non arriva alla cosiddetta prima scelta. Quindi Chelsea sta facendo Guai, lo United ha fatto Roylund, il Tottenham vuole Colomwani, però se non prende Colomwani magari va su Vlahovic per il dopo Kane, che nel frattempo sta andando al Bayern, ma il Bayern non è ancora chiuso. Se salta Kane al Bayern, magari il Bayern ripensa a Vlahovic. Insomma Vlahovic può rimbalzare come pedina, ma essendo una seconda scelta bisogna aspettare. Questo aspettare ovviamente non aiuta nelle tempistiche chi deve vendere e soprattutto poi deve riacquistare. Discorso chiaro. È anche un gioco di pazienza, bisogna insomma un pochino anche saper temporeggiare, vedremo quanta ne avrà Romeo Lukaku. Benissimo, grazie Nicolo Schira, che ritroveremo più tardi. Ci fermiamo giusto per un attimo di pubblicità, torniamo parlando Bettino anche delle parole di oggi dell'agente di Lautaro, che ha fatto capire insomma di voler andare a breve all'incasso, vuoi per la bella stagione, vuoi per il mondiale vinto, vuoi per
tutta una serie di motivi che portano anche Lukaku a essere il nuovo capitano dell'Inter. Scusa, ma e visto poi che oggi, tanto altro di cui parlare. Visto che oggi manca una cosa importante, che stiamo parlando di mercato, non abbiamo ancora fatto gli auguri di compleanno a colui che per tanti decenni è stato il re del mercato. Al re del mercato. Imperatore. Specifica, perché magari non tutti hanno capito. Compigliani, Adriano Galliani. Il re del mercato era un altro. Ha detto l'imperatore, infatti. Era un altro il re del mercato. Ha detto l'imperatore. Chi era l'altro re del mercato? Però Dio che lo sa. Il re del mercato era Luciano Moggi. Ah, ok. Comunque oggi con Pigliani Galliani facciamo gli auguri. No, beh, ho capito, il re del mercato. Scusi, che ragionamento. Ho capito. Ma se oggi facciamo gli auguri, gli auguri a Moggi. Ma glieli faccio anch'io gli auguri. Allora, tanti auguri a Moggi, anche se non è il suo compleanno. Ho avuto il piacere di conoscere. Ci portiamo avanti. Ho capito. Ho avuto il piacere di conoscere. Ma che me ne frega, anche io ho avuto il piacere di conoscere. Ma se oggi è il compleanno di Galliani, facciamo gli auguri a Galliani. Era l'epiteto che non gli è piaciuto. Era l'epiteto che non gli è piaciuto. Facciamo gli auguri a Causilio, ci portiamo avanti. Beh, già che ci siamo, facciamo un po' gli auguri a tutti. Ah, ho capito. Tu aggiuntoli, non li fai gli auguri. E non vogliamo fare gli auguri al più grande direttore sportivo di Kerpi? Sì. Non so se anche ordina qualcuno a cui fare gli auguri, così ci uniamo, insomma, e chiudiamo il cerchio qui. O si aggrega quelli a Galliani. Potremmo farle anche... post-datati a Italo all'ordine, dato che periodo, va bene, così abbiamo chiuso tutti i compleanni della fine di luglio. Due minuti di pubblicità, torniamo per parlare di Lukaku, ma soprattutto delle parole dell'agente di Lautaro che ha detto: presto vogliamo un rinnovo. Arriviamo. In diretta leggiamo anche un paio di messaggi da casa. Chiede questo telespettatore, Lorenzo da Torino: come ipotesi, nessuno ha pensato di vendere Osimhen e poi prendere Lukaku all'Inter, al Napoli? Mimmo, ti piacerebbe come ipotesi? Beh, insomma, è chiaro che stiamo parlando di questo momento è libero, insomma. Due calciatori completamente diversi, nel senso che l'altro è alto, fisico, possente, 130 kg di uomo, cioè 200. È un altro 200 200, pesa 130 kg, grosso, sì. L'altro più longilineo, più insomma più tecnico, più non lo so, certo potrebbe essere sicuramente qualcosa su cui ragionare, sicuramente, calcolando che il Napoli ci avrebbe bisogno. Ne avrebbe, quindi dici potrebbe ambire anche di più. E poi Mimmo, ti dicono di ringraziare Giuntoli, sei un giocatore così come Osimhen, non so se te la senti o... Ma devo dire, un dirigente che non è che abbia inciso così tanto nella storia del Napoli, diciamo che il Napoli lì è più famoso per quello che ha fatto al Carpi ancora, no? È ancora più, resta più famoso per quello che ha fatto, per l'epopea del Carpi. Ha preso il Carpi, l'ha portato dalla terza categoria alla, va bene, certo, va bene. Quindi a Napoli gli è servito come una grossa scuola dove ha imparato tanto, avendo un presidente a fianco che ti accompagna quasi per meno, come un bambino che ti porta, quando porti a scuola un bambino con la cartella sulle spalle, lo porti al primo giorno di scuola. Ecco, questa è l'immagine che ho del direttore sportivo di Kerpi. Non poteva essere altro che presidente del movimento su e giù dal campo. Giustamente, cioè Mimo, cosa... ma lui è fondatore, presidente, presidente onorario. Unico componente del CDA, sì, giusto, socio unico. Bettino, leggiamo queste parole dell'agente di Lautaro Martinez, però, che dice: c'erano delle offerte ma vuole restare, rinnovo, l'Inter chiamerà. Se leggiamo il pezzo completo, meglio l'intervista completa che ha fatto FC Inter 1908, l'agente Alejandro Camano dice: Lautaro ha fatto molti gol con l'Inter, ha vinto uno scudetto, ha vinto un mondiale, ha fatto grandi cose con il club e con la nazionale, non sono cose che passano inosservate tra le grandi d'Europa e in altri mercati. E poi c'erano delle offerte, ce n'era una anche dall'Arabia, ma Lauti non ha voluto ascoltare, non è uno che mette pressione al suo club presentando offerte, è felice all'Inter, è felice a Milano, sta a diventare padre per la seconda volta, eccetera eccetera. E sul rinnovo dice: il rapporto con l'Inter è ottimo, dobbiamo lavorare insieme per dare a Lauti il riconoscimento che merita come top mondiale. Per ora il club non ci ha chiamato, ma credo che lo farà, perché tutti vogliamo al massimo per un top come Lautaro. L'Inter sta compiendo uno sforzo importante, farà uno sforzo anche per valorizzare un top mondiale come Lautaro. Insomma,
era inevitabile, mi pare di capire anche dal tuo sguardo prima, quando commentavamo la notizia che arrivasse la richiesta di rinnovo. Oggi Lautaro prende 6 e mezzo, sì, 6 più qualcosina di bonus. Quale può essere la giusta, tuo parere in questo momento, remunerazione per Lautaro? Cioè, quanto alzerà l'asticella? E ti preoccupano queste parole, perché poi dice il procuratore, lui non chiede niente al club, e ovviamente arriva il procuratore a farlo, è il suo mestiere. Lautaro, queste sono parole del direttore sportivo Ausilio, è proprio un bravo ragazzo, nel senso che è uno che ama l'Inter, che sta bene a Milano. E tutti che così, dice, è una roba impressionante, no, una roba impressionante, perché io 2 estati fa sentivo esattamente le stesse parole, no scusa, di Skriniar. Skriniar non è un problema, Skriniar è il capitano, si trova bene a Milano, con lui il rinnovo non è un problema, dall'Inter non andrà via mai, non ha è un problema. Il procuratore Lukaku ha fatto di tutto per tornare dal Chelsea, Lukaku vuole stare a Milano, la sua vita, vuole stare a Milano. Non c'è problema. Skriniar, Lautaro, uguale, tutti così sono. Brozovic, ma non andrà mai via. Brozovic, ma lascia stare il contratto, i soldi. Brozovic vuole stare al Milan. Tutti, tutti così. Impressionante. Infatti, ma cosa che avete? Una calamita? Ma che? Non è andato cosa via. Cosa gli fate? Come non fate a farli innamorare così tutti? Tu non devi. Sicuramente non l'hai sentita. È una roba impressionante. Non l'hai sentita dalla tua sponda. È una roba impressionante. Lascia stare la sponda. Ho fatto l'esempio di 3 che sono discorsi qua. Ti ho fatto l'esempio di 3 che hai detto che sono andati. Fammi sentire tutte le estati. Tutte le estati. Al di là delle estati passate. Tu, Biasin, Musmarra, tutti uguali. Non vanno via mai. Sono legati all'Inter, okay, tutti. Allora, mi sembra adesso che Brozovic, quando voi dicevate tutti che non avrebbe rinnovato, ha rinnovato e alle condizioni dell'Inter. Tutti uguali, allora non interessano i soldi, sono legati all'Inter, non ne posso più. Non puoi interrompere l'ottava parola di un intervento. Ma tutta l'estate, però, lo aiuto. No, però placati, perché così è difficile andare avanti. Sì, però, se parla Bettino, parla Bettino. Però ha ragione, Lautaro è contento di rimanere a Milano, è un giocatore che secondo me i soldi li pesa, ma fino a un certo punto, e se lui pazzisco, te lo giuro. No, ma è così, pazzisco. E vedrai, Lautaro è un giocatore sul quale io potrei scommettere, sì. Onestamente avrei scommesso ti dico, guarda come sono sincero, avrei scommesso anche su Skriniar. Su Skriniar no, ma Brozovic, se fosse stato per Brozovic sarebbe rimasto. Aprite una scommessa ufficiale a questo punto. Ma no, ma io non lo so, poi sicuramente Lautaro Cardano in mezzo vuole fare il battitore. Sicuramente Lautaro rimarrà tutta la carriera all'Inter. Però io dico, questa solfa qua la sento tutte le estati, punto, con giocatori che poi rimangono e con altri che poi non rimangono. E io dico, lui dice, Bettino dice, i soldi non sono importanti. Secondo me, se Paris Saint Germain impazzisce, decide che per sostituire Kylian Mbappé vogliono prendere Lautaro Martinez, Lautaro Martinez va a Paris Saint Germain, saluta il procuratore, il secondo genio che sta per nascere, Milano, tutto. Allora, infatti lui ha parlato di un'offerta solo araba. Aspetta, il tradimento quando c'è? Cioè nel momento in cui tu per qualche centinaia di euro, ok, lasci la squadra e ti accordi con un'altra. Ma non è così. Aspetta, è chiaro che se dovessi farmi finire. Ma non è così. Ma tu puoi essere legato a quello che vuoi, ma se arriva una squadra e ti offre 15 milioni è normale, per tutto l'amore che puoi provare per la squadra in cui giochi, che tu possa prendere in considerazione. Ma non è solo un discorso economico, a livello di ambizioni. È un discorso di dimensione. Cioè, un'offerta del Paris Saint-Germain o di una squadra della Premier League, dobbiamo metterci l'anima in pace. Rispetto al nostro campionato, vale per Milan, l'Inter, la Juve, quello che vuoi, è di un'altra dimensione, non economica. Ma io ne sono pienamente. Ma allora il discorso non è se Lautaro prima o poi nella sua vita andrà via dall'Inter. Il discorso è, il procuratore ha detto che ha fatto capire che il giocatore vorrebbe un ritocchino all'ingaggio. E questo è chiaro. Ok. La mia risposta è stata. La domanda del conduttore è stata. Del bravo conduttore. Del bravissimo conduttore. È stato. Sì. Esatto. No, ma hai detto conduttore con un tipo di dispregiativo. Ah sì, no, perché non avevo lo sguardo basso, non ho notato. Finiamo con questo discorso interessante. Sei impaurito dall'eventuale richiesta. E io ho detto no, perché Lautaro fa parte di quei giocatori. Guarda che stanno venendo a prenderti. La verità, Bettino, non è questa. E tu fai bene a non essere impaurito, ma per un altro motivo, secondo me. Che se ne dica, e te lo dice uno a cui Lautaro piace tantissimo, ma Lautaro Martinez non è e probabilmente non sarà mai un top. Cioè, prima abbiamo parlato di Osimhen. Osimhen può giocare al Manchester City, al Paris Saint-Germain? Secondo me sì.
Lautaro Martinez sarà mai, secondo me Lautaro Martinez sarà mai chiamato come centravanti titolare del Real Madrid, Paris Saint Germain, cioè tu dici non è quei livelli lì, non lo so. Ma se oggi prende 6,5 lo chiedo a tutti, Cardani, Pesce, lo chiedo anche a Ordine, quando andrà ufficialmente in sede il suo procuratore, allora, cosa chiederà? Il problema 9, loro 10. Qual è? Il problema loro qual è? Che, allora, Lautaro batte cassa. Ma la cassa ce l'avete voi? Perché? Perché allora, no, prima, no, prima di fare il circo, no, problema, no, 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 prima, no, di, circo. No, prima di fare, io parlo di cose reali. Allora, parliamo di cose perché, reali. Parliamo perché, di allora, per non prima, uscite. Vabbè, allora, lui l'ha, no, lui l'ha messa dal punto di vista della battuta, allora, però il concetto, allora, il concetto è giusto. Allora, no, iniziamo a mettere una battuta, ma allora mettiamo dei paletti. Se non riuscite a prendere un potere, il problema 4 milioni. Ok, quando è finito, padre. Allora, prima cosa che dobbiamo sapere è quando scade il contratto di Lautaro Martinez, perché se tu devi essere, devi aver paura, devi sapere quando scade. Sai quando scade? No, te lo dico io, nel 2026. Sì. Ok. E lui parte in casa già adesso, allora. Appunto, quindi secondo te sì, l'Inter e io abbiamo talmente paura del fatto che lui non possa rinnovare il contratto fino al 2028 quando ci sono ancora 3 anni di contratto? No, la scadenza è dalla vostra, senza dubbio. Quindi preoccupazioni, Cardani, non ce ne sono. Stai a casa, vai a casa tranquillo. Io se fossi in voi, preoccupato. E pensa ai tuoi contratti in essere. Anzi, ti dico anche che sarei molto preoccupato per la scadenza di maggio 24, okay, quando dovete restituire il prestito. Che preoccupazione devo avere? Io che se non siete preoccupati voi, allora ti spiego anche quella roba. Vabbè, lì si parla di un rifinanziamento che dovrebbe venire. Viene dato quasi per allora, certo. Sì. Comunque, non mettiamo troppa carne al fuoco. Velocissimamente, sì, però non mettere troppa carne al fuoco. Mi spiego anche questa cosa nel 2024, quello che scade nel 2024, il prestito che scade nel 350/400 milioni. 7 miliardi. No, no. 7 miliardi. Allora, il prestito che scade non è in capo all'Inter, ma è in capo a una società di Zhang. Nella peggiore delle ipotesi, ma proprio nella peggiore, FC Internazionale passa dalla proprietà della famiglia Zhang a Octrin. A questo fondo. Ok. Quindi l'Inter non fallisce. Stai tranquillo, stai sereno. Vabbè, di questo avremo abbondantemente tempo di parlare. Avete anche causato un piccolo malessere a Mimmo, non me ne siete neanche accorto. Devi sapere le cose. Io sono sereno perché dietro di me sono la proprietà che ha 100 anni, la famiglia Inter. Avete rotto, Cardelli. Fatemi sentire Ordine. La preoccupazione del tifoso, vi finisco solo, è solo nel momento in cui la tua squadra del cuore rischia di sparire. Ti posso assicurare che lì non c'è per nessun pericolo. Ordine, sposi l'ottimismo di Calcaterra, una squadra che anche buoni, che non è mai andata a buoni. Sposi l'ottimismo di Calcaterra dopo le parole della gente di Lautaro, le inquietudini che insomma Cardani li vuole far piombare in testa sono abbastanza giustificate. Ricorda giustamente Calcaterra che la scadenza di Lautaro è 2026, quindi è il normale gioco delle parti di chiedere un aumento e un adeguamento di ingaggio. Però no, io devo dire molto francamente, mi sembra che si siano accavallati degli argomenti. L'argomento che trovo molto divertente e che secondo me è quello che ha provocato, diciamo tra virgolette, l'inizio del dibattito è la dichiarazione iniziale di Bettino Calcaterra che, come gli ha ricordato Cristiano Ruggiu, è perfettamente identica a quella fatta in altre circostanze. E cioè, noi non abbiamo nessun tipo di problemi perché Lautaro ama l'Inter, Lautaro ama stare a Milano, eccetera, eccetera. Ora, è evidente che questa cosa, diciamo, procura e provoca l'obiezione da parte di Cristiano Ruggiu, che mi sembra abbastanza pertinente rispetto agli ultimi avvenimenti. Entrando però nello specifico, è evidente che dal punto di vista diciamo squisitamente pratico, è evidente che se tu hai la richiesta di un adeguamento, il punto è tutto lì, e cioè l'Inter in questo momento è impegnata in una faticosissima campagna per realizzare due obiettivi di fondo, e cioè chiudere il mercato a saldo zero, abbassare l'età media che era molto alta della squadra e ci sta riuscendo con alcune operazioni, e abbassare anche il monte stipendi.
Ora è evidente che da questo punto di vista la roba di Lautaro la possono rinviare a settembre, ottobre, a dicembre, dopo Natale, perché obiettivamente non è una roba urgente. Ma il rischio, tra virgolette, solo e soltanto diciamo per il momento teorico, che è in un clamoroso e fantasmagorico giro di centravanti a un certo punto possano venire a bussare all'Inter, conoscendo soprattutto le condizioni attuali del economico-finanziario dell'azionista e del bilancio dell'Inter, ci sono. Poi Lautaro potrà dire ha detto no all'Arabia, e non è il primo e non sarà l'unico, perché soprattutto di questa fascia di età, insomma, ma soprattutto perché vuole, non dimentichiamo che lui ha un futuro nella nazionale argentina. Obiettivamente, se va in Arabia, insomma, secondo me si abbassa il rischio di uscire dal giro, il valore del campionato e quindi anche delle sue prestazioni. Io quello che mi sento di dire invece dal punto di vista, diciamo, generale è proprio questo. Secondo me nella narrazione, visti i tantissimi esempi che abbiamo tutti i giorni e non solo di casa Inter ma sono dappertutto, secondo me se noi eliminassimo dalla discussione e dalle opinioni la premessa Tizio o Caio ama il club tal dei tali e non vuole muoversi da lì, secondo me rendiamo... Sarebbe già un bel passo avanti, sì, devo dire che tanti messaggi vanno anche in questa direzione, ricordando episodi successi a chiunque, a Milan, a Inter, a Juventus, ad altre società che si sono dovute poi scontrare con un amore ipotetico poi non corrisposto da parte dei propri giocatori. Ripeto, io mi sento tradito da giocatori come Lukaku. Ma beh, anche, come, anche da Skriniar immagino ti senti tradito, ma sì. Non da un giocatore che domani riceve una importante offerta come ipotizzava Cristiano dal Paris Saint Germain o da una big inglese o da una big spagnola. Quello lì fa parte della carriera di un calciatore. Poi il discorso, quando io ho detto che lui ama l'Inter, era per quello che avrebbe potuto richiedere all'Inter. Lui sa che se rimane all'Inter più di tanto non potrà ti avere... Senti tradito da Skriniar? Beh, un po' da Skriniar mi sento tradito. Perché? Perché lui aveva usato delle parole di amore. Cosa, Franco? Skriniar ha avuto un'offerta di contratto da 9 milioni che era obiettivamente irrinunciabile. No, ma capisco Skriniar, però il comportamento che ha avuto con la società, cioè lui doveva entro la fine della sessione di mercato del estiva dell'anno scorso dire signori guardate che no, potrebbe esserci l'1% che io non rinnovi, a quel punto lì l'Inter molto probabilmente, ma l'Inter che era sicura di rinnovare a mercato chiuso avrebbe ma preso come fai Bettino? Allora Bettino, se tu veramente sei convinto che i dirigenti dell'Inter fossero, escludessero come hai detto adesso la categoricamente la possibilità che Skriniar si accasasse a zero a Paris Saint Germain, perdonami, stai dando degli incompetenti e incapaci dirigenti dell'Inter. Perché come fa un dirigente di fronte all'interesse per un proprio tesserato da parte del Paris Saint Germain ad essere sicuro che non allora, ci vada? Allora, no, non è possibile, no, Bettino. Allora, non è possibile. Cristiano. Che non ci vada a zero. No, aspetta, che non ci vada a zero. Allora, ipotizziamo, facciamo un'ipotesi, no? Tu sei il giocatore e io sono un dirigente dell'Inter. Prima che finisca la sessione di mercato, è chiaro che io e te ci incontriamo un po' di volte e parliamo che c'è questa offerta del Paris Saint Germain, loro ci offrono... Non vado. Ti rispondo già, non vado io, ti dico ho che capito. Non vado. Ti dico che non vado. Stai tranquillo, non vado a zero. Stai tranquillo, non vado a zero. Vabbè, ma io credo poi, anche... Poi? E molto probabilmente... Tu credi a quello che dico io? Un parte ma non, sì. Ma non sei fare il tuo lavoro. Ti garantisco abbiamo che... Abbiamo instaurato un rapporto da Sono sicuro che Marotta ha troppa esperienza ed è troppo navigato per credere alle promesse a parole di qualunque procuratore. Quindi, non quello di Skriniar nello specifico. Marotta è stato stupido? No! Tu stai dicendo che non lo sapeva. Come non lo sapeva? No, aveva messo... Stai dicendo l'opposto? No! Ti sto dicendo che sapeva che c'era questo rischio.
c'era questo rischio, quindi se c'è questo rischio e tu nel momento in cui non lo cedi al last price che ti fa il Paris Saint Germain, secondo te nella tua testa sono più le probabilità, io ti dico quello che è il mio parere, nella testa di me dirigente sono più le probabilità che se ne vada no, se sono più le probabilità che se ne vada, accetto cos'è che non sto dicendo, quello che ti ripeto sempre, che la narrazione che ci avete propinato, ma non è una narrazione, la narrazione che ci avete propinato secondo la quale l'Inter avrebbe rifiutato un'offerta multimilionaria per cedere Skriniar a 6 mesi la scadenza, io questo lo dicevo non adesso, tu non ci mai creduto, ma stai dicendo un'altra cosa, ma cos'è che non ti convince? No, non è mai arrivato. Che faceva adesso Cristiano Ruiu TV, il ragionamento è più che altro su tutto quello che è il mondo intorno all'Inter. No, io non parlo dei dirigenti, cioè io dopo la lezione che avete avuto in questi anni con tutti i calciatori che avete appena detto, cioè io aspetterei a dire, proprio perché arrivo da questo tipo di esperienze, di Lautaro è figlio dell'Inter, Lautaro non si muoverà mai, chi è già rimasto scottato dice dovrebbe andare un po' più schiscio, come si dice, ma cosa c'è di male dire che un giocatore ama l'Inter, c'è uno che te lo mette in un altro, ma poi dopo Lautaro sta bene all'Inter e torniamo al discorso che faceva Cristiano, e ha ragione, perché io ero qua quando dicevano Skriniar no, rinnova adesso a giugno, poi a giugno, no, ma entro luglio rinnova. Scusa, poi agosto. Ma noi può rinnovare anche a settembre. E poi non ha più rinnovetto. Ma se ti facessi la stessa domanda, se ti facessi la stessa domanda su Osimhen e ti dico: secondo te rinnova? Io, tu ci può stare, dici. Osimhen ama il Napoli, mi puoi dire ma sta bene a Napoli, no. Cambia poco la sostanza. Aspetta, giochiamo, però dobbiamo una volta per tutte capire che sono due piani diversi. Che Lautaro ami l'Inter, io non lo metto in dubbio. Però quello che dobbiamo definitivamente capire noi, sulla scorta di quello che diceva prima Franco, è che secondo me, visto che non sono per nulla stupidi, anzi sanno e capiscono tante cose meglio di noi, i tifosi devono accettare definitivamente che amare una società non significa andare via. Oggi leggevo un'intervista di Gattuso, sul Valencia, bravo, leggevo l'intervista al Ciringuito che ha fatto Gattuso, che chiedeva più impegno al presidente Lim, un impegno più parlando dell'addio del Valencia, lui alla margine quell'intervista dice: io amerò sempre il Milan. Questo non vuol dire che non sia andato a allenare il Napoli, il Valencia, andrà a allenare anche. Non è vero. L'amore ce l'avevo. Il tuo ragionamento è chiaro: il Bettino può fare il suo posto di lavoro alla follia, ma se riceve una proposta migliore da un istituto di credito ancora migliore, può dire grazie di tutto, ciao. Ci ricordiamo e continuiamo. Facciamo parlare agli ospiti. Abbiamo la risposta. C'è un ospite che sta parlando un po' troppo rispetto agli altri. No, io e Franco Ordine siamo stati buoni testimoni dell'addio più doloroso della storia del calcio per il giocatore Riccardo Kakà. Quando l'hanno presentato a Madrid davanti a 70.000 persone, non era contento di essere a Madrid, e poi si è visto anche nel rendimento, però ci è andato lo stesso, e traditore, no, perché lui continuava e continua ad amare il Milan. Tonali è arrivato a Newcastle incazzato nero. Che barrisci. Tiago Silva quando è andato a Parigi, anche lui non lo faccia vedere. Tonali in catene l'hanno portato a Tonali. Però dobbiamo separare, no? Professionale, quindi dal punto di vista umano era dispiaciuto di essere a Newcastle, dal punto di vista professionale avete fatto la scelta giusta. Avete fatto stare male ancora Mimmo. Però sta confermando. Poi c'è un reflusso a livelli proprio. E Lautaro uguale! Quindi il fatto che tu dica Lautaro ama l'Inter, quindi non va via, e questo è il cortocircuito tuo. Questo è quello che volete far passare voi, no, e soprattutto te. Io ho detto Lautaro ama l'Inter, e tu dopo mi hai fatto portare 300 esempi di giocatori che amavano la propria squadra. Punto. Ma lo dicono loro, lo dite voi. È un giocatore che è felice di rimanere a Milano, e quindi se rimane a Milano sa che
quello che andrà a guadagnare non si dovrà discostare molto da questa cifra. Non dovranno più fare queste dichiarazioni, Calcaterra, i giocatori di adesso, queste dichiarazioni di amore, non devono fare. Cardani, ce l'hanno solo per Cardani, i soldi. Non l'ha fatta nessuno questa dichiarazione, l'ho detto io. Sono loro, la narrazione razzurra che ci propina da anni questa favola qua. Basta, allora, basta. Io ho detto solo l'applicate a tutti i giocatori e poi venite smentiti. La domanda era sul rinnovo del contratto. Io ho detto Lautaro, un giocatore che ama l'Inter e che sta bene a Milano. E voi mi siete saltato addosso con questa storia qua tutte le estati. Mi avete annoiato. Non vedevate l'ora di riportare fuori il discorso di Skriniar. Non è che vedo l'ora. E siete così. Ogni volta poi, mi avete annoiato. Arriverà l'offerta per Lautaro Martinez che gli offrono 15 milioni a lui e 100 milioni all'Inter, e andrà via, sono contento per lui. Non per potevo fermarsi a dire amo l'Inter, te lo ripeto, senza andare a dire Cardani, però adesso dobbiamo andare a rivedere il contratto. Cardani, te lo ripeto un'altra volta, amo l'Inter, l'ho detto io, non l'ho detto l'altra. Cambia perché il suo procuratore ha detto adesso Lautaro ama l'Inter, però vanno subito però sul tasto dei soldi, è quello il problema. Allora non è un amore il dibattito sta nascendo perché mi scoccia perché me sta sulle palle Cristiano Rui, però ha ragione sta cosa qua, ha ragione, cioè, arriviamo in questo periodo storicamente all'interno di questa trasmissione a giugno, luglio, agosto, dove sentiamo gli interisti dire no, Skriniar, no, ma adesso rinnova, stai scherzando. E stiamo, c'è un film già visto, dici tu. C'è un intreccio tra noi e lui ama la maglia, la città, eccetera, eccetera, eccetera. E che poi viene smentito. Allora, ma questo è un consiglio, a noi che ci frega, voglio dire. Anche perché dire Lautaro, io direi, vabbè, vediamo, per il momento è qua, siamo contenti di averlo. Vediamo quanto dura, poi giustamente come adesso ha detto Keke, domani arriva un'offerta da 100 milioni, se ne andrà, è pazzesco. No, ma aspetta un attimo, Bimbo, ma Bettino, io lo accetto pure che mi dica Lautaro, Skriniar, mettici il nome che vuoi tu, amano l'Inter, sono affezionati, e ci credo anche. Ma tu non accetti che non lo leghi alle speranze di rinnovo. Bravo, non devi collegarlo al rinnovo di contratto. A proposito di rinnovo, il click che Calcaterra, purtroppo, nonostante la sua esperienza, la sua età, non riesce a capire. E lui come tanti altri, soprattutto l'età, sottolineiamo. A proposito di amare l'Inter, rinnovi e stipendi molto alti, sta girando dalla giornata di oggi questo video di Lukaku. Adesso parliamo anche del portiere, però prima dobbiamo parlare di questo video misterioso di Lukaku. Non so se tu, Bettino, sei riuscito a capire se è di oggi, se è un video vecchio. C'è chi dice, come la Gazzetta dello Sport, che Lukaku in questi giorni si sta allenando in Belgio, quindi il video è reale ed è proprio di questi giorni perché Lukaku non è in Inghilterra. Insomma, questo video in cui tra poco lo vedremo, dopo giusto due minuti di pubblicità, Lukaku dice a una domanda specifica non dirò mai forza Juve, e poi però fa capire che la trattativa è piuttosto complicata. Lo vedremo, lo commenteremo, cercheremo anche di capire tutte le varie ricostruzioni, perché è giallo su se il video sia attuale oppure no. Poi, caro Cardani, parleremo anche di voi, perché i tifosi della Juve sono infuriati per questo ennesimo non ricorso dopo un'esclusione, una decisione che in tanti giudicano... Ha detto dopo, ma io sono contento. Ha detto dopo. Ah, tu sei contento. Vabbè, no, contento. Una piccola anticipazione perché almeno sanno di che cosa si parlerà. Contentissimo. Ah, contentissimo addirittura. Va bene. Arriviamo, due minuti e siamo da voi.